Ciao a tutte, oggi è tempo di prodotti finiti, questi sono i miei prodotti finiti di novembre e dicembre. Credo di averne finiti più del solito questa volta. Allora, iniziamo subito con uno shampoo di Diva Curl e questo è il Low Poo. Hanno anche il No Poo. Non mi sono trovata male, pulisce bene i capelli. Ha una profumazione che è un po' strana. Non riesco a capire bene cosa ha di strano, però è strana. Però non mi è dispiaciuto, niente di particolarmente grandioso, ma niente di male. Poi ho finito una crema corpo. Questa è la crema corpo di Sephora. E questa è nella profumazione Caramel Toffee. E anche questa non è male come crema. Io non ho una pelle particolarmente secca. Solo durante il periodo estivo mi si secca la pelle dal ginocchio in giù e basta. Quindi per me è una crema che si asciuga. Mi interessa che una crema corpo si asciughi rapidamente, in modo che quando esco dalle docce non devo rimanere lì tanto e che non sia troppo pesante, ecco. Poi ho finito anche questo di Nivea sotto la doccia, il balsamo corpo. E questo mi piace perché non devo star lì fuori dalla doccia a mettere la crema, posso metterlo direttamente sotto la doccia. Poi ho una candela, questa sembra piena ma in realtà non lo è finita perché si è spento il cosino dentro. E questa è una Yankee Candle. Ed è nel gusto Spiced Pumpkin. Ed è parecchio buono, mi è piaciuta molto la profumazione. Sto tenendo tutte queste candele perché mi rimane sempre un sacco di rimanenza. Quindi credo comprerò degli stoppini. E visto che ho ottenuto anche i contenitori, mi farò delle candele con quello che mi rimane. Poi ho una candela di Bath & Body Works, che sono le mie preferite. Questa è bellissima. È la Pumpkin Apple. E guardate anche il sopra, è bellissimo. E questo è veramente buono. Mi piace un sacco. Anche qui ne rimane un po', però meno rispetto agli Yankee. È veramente, veramente buonissima. Vediamo, queste costano 24,50 e queste costano più o meno siamo lì come soldi. Solo che con queste. Beh, anche gli Yankee li hanno spesso in promozione, però di solito io preferisco le Bath & Body Works e le prendo sempre in promozione. Ne ho prese due un paio di settimane fa a 10 dollari l'una. A volte ne prendo due al prezzo di una, quindi non è male. Poi ho una maschera per i piedi di Etude House, questa è la BB Foot Mask. In realtà questa non l'ho usata io, ne ho un'altra che ho preso da usare su di me. Questa qua l'ho usata su Marcus ed è una di quelle maschere fatte a calzino e volevo vedere se funzionava, quindi l'ho usata su di lui e praticamente dopo una settimana hanno iniziato completamente a spellarsi tutti i piedi e poi è rimasta la pelle morbida per un pochino. Quindi funziona, può funzionare. Poi ho finito un detergente viso, questo è di Drunk Elephant, numero 9, il Jelly Cleanser. E, niente, non è male, ma non è particolarmente buono per il prezzo, credo sia. Abbia un prezzo un po' altino, ecco. Però non è male. Scusate i capelli, ieri sera sono andata a letto con i capelli bagnati e questo è il risultato. Oh, un'altra candela. Questa è della Woodwick. Non so se queste ci sono in Italia. E mi piaceva molto come era fatta ed era grigia dentro, quindi si abbinava con i miei asciugamani grigi che ho qui in bagno. E questa candela di particolare ha, da parte che ha un buonissimo profumo, profumo da uomo. E ha questo stoppino diverso dagli altri che praticamente quando lo accendi c'è scritto Crackles as it burns, praticamente fa tipo ciuc 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 ciuc, come se fosse un camino. Molto carino.
Poi che cos'ho qui? Ah, questo è il dove avevo messo il mio lucidalabbra di Claren, che ho finito il mese scorso dal Project Pen. Questi li tengo e li riciclo sempre. Ho un olio essenziale. Questo è nel gusto fudge, quindi sa un po' di torta cioccolato. E questi sono dei Mystic Moments, li trovate su Amazon, vengono dall'Inghilterra, li ho presi ancora quando ero in Italia. E hanno questi set con 5 oli essenziali da 10 ml, ognuno a tema, e sono molto molto buoni. Ho un diffusore che tiene 300 ml, me ne bastano 10 gocce. Poi ho un campioncino di Drunk Elephant, questo è il Protini, l'ho utilizzato per un paio di sere, è una crema abbastanza idratante, non è male, non la metterei di giorno sulla mia pelle mista oleosa. Poi ho una maschera, questa è di Love Recipe ed è una sheet mask al kiwi, questa mi era stata regalata, le trovate da OVS, avevo usato anche quella alla banana che profuma tantissimo di banana, sono buone. Questa spero meno da kiwi, però quella di banana è proprio di... quella è la banana, è proprio di banana. Poi ho questi Hydra Shot. Questi Hydra Shot di non so la marca, sono coreani, li ho presi in un negozietto qui, Mediheal. Erano 4 pezzi per occhi e linee qui, queste linee qui del sorriso. Non... Allora, non ho avuto una buonissima esperienza, nel senso che questi patch a me piace metterli in occasioni speciali. Questi sono quelli in tessuto. In occasioni speciali, prima di truccarmi. Il problema è che questi avevano troppo prodotto e il prodotto migrava verso i miei occhi. E poi io devo mettermi le lenti a contatto. Quindi non è una buona cosa per me. Credo mi abbiano macchiato anche un po' le lenti a contatto. E quindi per questo non li ricomprerò. Preferisco quelli non in tessuto. Ma della verità li avevo provati in tessuto in Italia e non erano così bagnati, quindi non mi avevo dato nessun problema. Poi ho un'altra candela. Apparentemente uso molte candele durante l'anno. Ho un'altra candela, un'altra Yankee Candle. Questa è la Autumn Wreath. E avevo mandato Marcus al BX e avevo chiesto di portarmi a casa una candela autunnale. E Autumn Wreath sono le ghirlande che di solito qua attacchiamo fuori dalla porta. È molto molto buona. È veramente molto buona. E niente, che altro dire. Però si sente sempre meno delle Bath & Body Works. Poi ho uno shampoo secco di Living Proof Dry Shampoo. Questa qua è la marca di Jennifer Aniston. Mi ha sempre incuriosito questa marca e questa è l'unica cosa che ho provato. Costicchia un bel po' e non ne vale la pena. Cioè non è male, ma in Italia usavo lo shampoo secco della Batiste. Quello che vendono al Tigotà, che l'ho pagato una cavolata. Quello funziona tranquillamente. Non vedo la necessità di spenderci di più. Comunque adesso ne sto provando un altro di TG, vediamo quello com'è. Poi ho uno shampoo di Herbal Essence, questo arriva dall'Italia. Ed è potere idratante, shampoo al profumo di cocco. Non mi sono trovata male con questo shampoo. Ha un bel profumo. Niente da dire. Poi ho un campioncino di maschera per capelli della Verb. Questo era un campioncino che mi è stato dato da Sephora. E è la Ghost Hair Mask. Praticamente trovo che per i miei capelli ne devo usare un sacco. Ne devo usare un sacco anche solo per districarli un po' in doccia. Però sento un po' che fa qualcosa in più rispetto ad altre, mi rimangono i capelli più morbidi. Non ho idea del costo di questa cosina, quanto costi il prodotto intero, però non mi ha fatto impazzire, ecco, diciamo.
Oops. Poi ho un bagnoschiuma di Bath & Body Works. Questo è il primo che provo delle Bath & Body Works. Ed è nel gusto Sweet Pea ed è un Luxury Bubble Bath. Allora, l'ho usato solo una volta per fare il bagno. E il resto l'ho usato sempre in doccia. Fa molte bolle schiuma. Ha un profumo molto buono. Mi piacciono molto i prodotti di Bath & Body Works. Uso i loro igienizzanti per le mani, ho un profumo formato grande e un profumino piccolo, hanno spesso offerte, quindi sono buoni. Poi ho questo di Nature Love e questo è uno spray da mettere sul cuscino tipo da aromaterapia. E l'ho preso da TJ Maxx, costava 4,99 ancora quando ero in America. E è alla rosa selvaggia e ambra. Praticamente volevo qualcosa da spruzzare sui cuscini prima di andare a letto, ma tutte le profumazioni che avevano non mi piacevano. E invece questo è buonissimo, anche perché molte sono le rosa, le lavande, non mi piace. Però questo è molto buono. Io a me viene da descrivere sempre come un po' un profumo da uomo. Poi, cosa abbiamo? Ah, abbiamo il mascara di Pupa Vamp, quello che ho finito questo mese con il Project Pen. Ho un siero di Drunk Elephant, questo è un mini, era in un kit assieme a un'altra cosa del quale non mi ricordo il nome, che devo ancora usare. E questo mi è piaciuto, ho visto la differenza. Fa la pelle più luminosa e quindi sì, questo se dovete prendere qualcosa da Drunk Elephant evitate il cleanser e buttatevi sul Sea Firma Day Serum. Poi ho questa mascherina in un campioncino così. È di Garnier, è la Whole Blends Repairing Mask con miele e propoli. E mi è piaciuta, non è male. Poi ho una maschera peel off, è una di quelle black mask. E questa l'avevo presa, credo, all'antichità, non mi è piaciuta, non fa niente. Poi quando la tirate fuori è molto liquida e quindi continua a scendere dappertutto. È un po' un casino. L'unica cosa che fa è che vi lascia la pelle un po' più morbida, più che altro perché la tirate. Se non mi tiro i capelli magari anche. Poi, ultimi due prodotti, ho il correttore, l'anti-age di Maybelline. E questo mi è piaciuto molto, ne ho anche un altro. Ho visto almeno qui che ne fanno di due diversi tipi, c'è l'anti-age e c'è un altro. E in più hanno molte tonalità. Da noi c'è il light, medium and dark, invece loro ne hanno molto di più. Un'altra cosa che vi dico riguardo a questo mi piace molto, da utilizzare sotto agli occhi, però mi piace che con questo, se voglio, cioè mi basta usare questo correttore, se ho un'imperfezione le posso coprire con questo perché è abbastanza coprente, se voglio illuminare il viso lo uso anche al centro del viso, quindi è multifunzione. Ultimo prodotto, questo è un prodotto di Acure. E l'ho preso da TJ Maxx ed è un Glowing Serum. Questo non mi ha fatto impazzire perché l'hanno brandizzato come un siero quando in realtà è più un olio, è proprio un olio. Contiene diverse cose, ha olio di argan, zucca, cranberry, lamponi per tutti i tipi di pelle. E quindi troppo pesante per me, l'ho provato a utilizzare la notte, però veramente pesante. Alla fine l'ho utilizzato per struccarmi, ma non potevo utilizzarlo per struccare gli occhi perché bruciava, c'era qualcosa che bruciava qui dentro. E basta, è tutto. Questi sono i miei finiti di novembre e dicembre. Credo di essere andata abbastanza bene, forse sicuramente meglio dei mesi precedenti.
E niente, spero che questo vi abbiate trovato questo video interessante, perché secondo me sono molto interessanti i video degli empties, perché se riesci a utilizzare un prodotto dall'inizio alla fine si forma un'opinione abbastanza completa sul prodotto. E niente, vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!